Allora andiamo un attimo prima dell'RCE a esplorare insomma altri argomenti. Allora, quindi prima di passare all'inserimento dell'RCE a catasto, andiamo brevemente a vedere la compilazione di altre schede del libretto che comunque fanno parte degli argomenti di oggi. E quindi andiamo in particolare fondamentalmente a esplorare come si compila alcune cose che riguardano la compilazione della scheda 1.6, della scheda 1 bis, dell'ubicazione dell'impianto e della scheda 3. Condivido lo schermo. Ecco qua, condivido lo schermo. Si vede, vero Rossano? Sì, si vede. Perfetto. E andiamo a capire bene alcune cose importanti che riguardano la compilazione della scheda 1.6 e della scheda 1.2. Allora, Rossano ci ha già mostrato, illustrandoci l'inserimento di un nuovo impianto a catasto, praticamente tutta una serie di funzioni che riguardano anche la compilazione della scheda relativa ai soggetti che operano sull'impianto e all'ubicazione dell'impianto, ma dobbiamo andare a attirare la vostra attenzione su alcuni aspetti in particolari. Allora, andando su uno degli impianti che abbiamo sulla provincia di Ancona, possiamo vedere quanto segue, e cose che ci aiutano a comprendere, diciamo, generalmente quello che è appunto il tema dell'inserimento dei dati dei soggetti che operano sull'impianto, piuttosto che dei soggetti piuttosto che dell'ubicazione dell'impianto. Allora, come vi ha fatto vedere Rossano, quando noi andiamo a inserire un impianto per la prima volta, il sistema ci chiede di mettere l'indirizzo dell'impianto, ovvero quello che noi possiamo vedere qua nella scheda 1.2, raggiungibile anche a partire dalle schede principali del libretto. Ecco, la scheda 1.2 è appunto dedicata all'ubicazione dell'impianto, ha un viario fisso. Qualora non troviate la via nell'elenco delle vie, occorre appunto avvisare il soggetto esecutore perché aggiorni il viario. E l'ubicazione dell'impianto riguarda appunto l'edificio nel quale ha sede l'impianto. Mentre quello che noi andiamo a inserire nella scheda 1.6 riguarda, come spiegava Rossano, i soggetti proprietari, occupanti o occupanti dell'impianto, o il proprietario o l'occupante dell'impianto. E ciò che noi andiamo a inserire nella scheda 1.6, quindi, non è necessariamente collegato per quanto riguarda l'indirizzo del soggetto, anche del soggetto occupante, all'ubicazione dell'impianto. Mi spiego meglio. La scheda 1.6 riguarda le persone fisiche e giuridiche che ruotano attorno all'impianto e ogni persona fisica o giuridica, in quanto proprietaria o responsabile dell'impianto, perché occupante dell'impianto, deve essere presente nell'anagrafica dei soggetti del CURMIT non più di una volta per ognuna delle 14 partizioni territoriali del catasto, anche qualora fosse associata a più sistemi edifici impianto e quindi a più impianti, va censita una e una sola volta. Bisogna infatti distinguere tra l'ubicazione dell'impianto, che noi andiamo a riportare nella scheda 1.2 o inseriamo fondamentalmente all'inizio quando andiamo a censire l'impianto, nella seconda videata che il CURMI ci propone all'inserimento di un nuovo impianto. Mentre quello che inseriamo nella scheda 1.6 non riguarda l'impianto, ma il responsabile dell'impianto, il proprietario, l'occupante e quindi la persona fisica o giuridica associata a un dato impianto. Anche qualora sia da associare a più di un impianto, deve essere una con un unico recapito e non va duplicata. Mi spiego meglio. Torniamo al CURMIT. Io sono su un impianto che è associato a Ferrari Sandro. Ferrari Sandro perché praticamente è appunto indicato come responsabile di questo impianto. Ma può essere responsabile, in quanto Ferrari Sandro, anche di altri impianti che, come vedete in questo esempio, sono ubicati da un'altra parte. In questo caso abbiamo Ferrari Sandro che, con lo stesso codice fiscale, quindi è sempre lui, è responsabile di un impianto ad Agugliano, di due impianti ad Agugliano associati allo stesso sistema edificio impianto,
ma è responsabile anche di un altro impianto situato ad Osimo in Corso Mazzini 23 e di un ulteriore impianto su un altro libretto situato a Monte Roberto in via Mendola 45. Per Ferrari Sandro, però, io avrò sempre un unico recapito. Andiamo a vedere, per esempio, questo Ferrari Sandro Monte Roberto, dell'impianto di Monte Roberto, andando a vedere la scheda 1.6. Allora, Ferrari Sandro, se noi andiamo in modalità modifica, possiamo andarlo a cercare e andiamo a vedere che per Ferrari Sandro abbiamo un recapito, quello appunto a cui è associato questo codice fiscale di Ferrari Sandro, che è via Pinco Pallino 34 a Castelbellino. Ovvero sia, Ferrari Sandro può essere ad esempio responsabile dell'impianto di Numana, di quello di Osimo, di quello di Monte Roberto, perché può essere proprietario di tre diversi appartamenti, uno a Numana, uno a Osimo, uno a Monte Roberto e anche il suo di Castelbellino, ad esempio in via Pinco Pallino 34, che non hanno un ulteriore occupante. Quindi lui è proprietario di 3-4 appartamenti suiti ubicati nei posti più diversi. Ma il recapito di Ferrari Sandro, da censire nella scheda 1.6 relativa a Ferrari Sandro, è quello della sua residenza, nel caso di persona fisica, che è appunto via Pinco Pallino 34. Nel caso della persona giuridica è quello della sua sede legale. Quindi Ferrari Sandro è presente una e una sola volta nell'anagrafica soggetti della provincia di Ancona. Una e una sola volta. E va associato a tutti gli impianti di cui è responsabile o proprietario nella provincia di Ancona, censendolo una ed una sola volta, e non tante volte quanti sono gli impianti con un indirizzo diverso ogni volta. Quindi, ad esempio, nel caso dell'impianto di via Monte Roberto, io non dovrò mettere dentro Ferrari Sandro un'ulteriore volta nell'anagrafica soggetti, dando come suo indirizzo via Mendola 45 Monte Roberto. No, l'indirizzo di Ferrari Sandro sarà sempre quello, via Pinco Pallino 34 Castelbellino, e a quell'indirizzo gli verranno recapitati gli avvisi di ispezione e tutte le altre comunicazioni che il soggetto esecutore deve mandargli. Quindi questo è fondamentale. Vi faccio un esempio praticamente di errore che è stato fatto, che riguarda forse uno dei casi più complessi che ci possono essere in Kurmit. La provincia, in ogni territorio, le province sono proprietarie degli edifici scolastici e in quanto proprietarie degli edifici scolastici sono fondamentalmente anche per accordi con i vari degli edifici scolastici relativi agli istituti superiori, quindi sono proprietarie delle scuole superiori. Le scuole superiori hanno ovviamente un occupante che è l'istituto superiore, per esempio l'Istituto Superiore Bettino Padovana di Senigallia, l'Istituto Superiore Einstein Nebbia di Loreto, per quanto riguarda la provincia di Ancona. Allora, il caso vuole che in virtù di un particolare accordo, che è ovviamente un'eccezione, le province siano anche sempre responsabili degli impianti termici ubicati nelle varie scuole superiori, benché non siano loro l'occupante della scuola superiore, ma sia l'istituto. Quindi abbiamo un caso per cui la provincia di Ancona, ad esempio, è responsabile di tutti gli impianti di tutte le scuole superiori della provincia, che hanno un occupante che sarà ogni volta diverso. Ma nel catasto della provincia di Ancona, la provincia di Ancona era stata censita da chi ha inserito gli impianti degli istituti superiori tante volte quanti erano gli istituti superiori presenti sul territorio. Quindi noi trovavamo nell'anagrafica soggetti, ad esempio, provincia di Ancona, via Tal dei Tali, Loreto, provincia di Ancona, via Tal dei Tali, Senigallia, provincia di Ancona, via Tal dei Tali, Osimo, e così via. Perché è stata fatta questa confusione? È stata fatta confusione tra la scheda 2, dove c'è l'ubicazione dell'impianto, e la scheda 1.6, dove c'è il censimento del soggetto responsabile, proprietario o occupante dell'impianto. La provincia di Ancona andava censita nella scheda 1.6, quindi nell'anagrafica soggetti, una e una sola volta, con la propria sede legale, che non so se sia in via Ruggeri o in corso Stamira, dov'è che stia, ad Ancona. E poi andava associata, come provincia di Ancona, con sede legale in via, mettiamo Ruggeri ad Ancona, a tutti gli impianti di cui era responsabile,
ubicati così come è scritto nella scheda 1-2, quali a Loreto, quali a Senigallia, quali ad Osimo e così via. Quindi questo è importantissimo ed è un errore che abbiamo riscontrato moltissime volte. Addirittura il responsabile d'impianto potrebbe anche essere ubicato, potrebbe avere la residenza addirittura fuori regione, perché nulla vieta che noi abbiamo un responsabile d'impianto che ad esempio risiede a Milano e ha una casa al mare, per esempio a Numana. Quindi in quel caso noi mica dovremmo mettere il responsabile d'impianto Mario Rossi in Via delle Viole a Numana. No, il responsabile d'impianto dell'impianto di Via delle Viole a Numana sarà Mario Rossi, residente a Milano in Via Tal dei Tali. Quindi questo è fondamentale ed è appunto un errore tipico che vi invitiamo a superare qualora lo aveste già fatto. La stessa cosa vale anche per le persone giuridiche. Sulle persone giuridiche va fatto un ragionamento un po' più approfondito, ovvero quando il responsabile d'impianto è una persona giuridica, occorre riflettere sul fatto che in realtà la persona giuridica, in quanto tale, non può andare a ricercare il suo impianto dalla visualizzazione impianti lato cittadino che troviamo nella home page di Kurmit. Mi spiego meglio. Rossano vi ha fatto vedere che praticamente, torniamo al portale, quando si entra praticamente in Kurmit, quello che noi facciamo è accedere ai servizi come altro operatore, in quanto ditte di installazione o manutenzione. Ma Kurmit offre anche la possibilità di accedere ai servizi come cittadino. A che serve questa possibilità? Serve ai responsabili d'impianto per andare a verificare la situazione del proprio impianto. Da questa sezione i responsabili di impianto possono innanzitutto stampare il proprio libretto di impianto aggiornato, sempre hanno a disposizione la stampa del proprio libretto di impianto, ma poi possono anche andare a vedere se il manutentore ha, se l'installatore ha censito l'impianto correttamente, se il manutentore ha trasmesso all'autorità competente, ad esempio, il rapporto di controllo dell'efficienza energetica che ha effettuato presso, dopo aver effettuato il controllo presso di loro. Possono andare a vedere se ci sono degli avvisi di ispezione che gli sono stati inviati anche in modo cartaceo dal soggetto esecutore e così via. Ma l'accesso ai servizi come cittadino è un accesso basato sul codice fiscale del cittadino stesso, come praticamente tutti i sistemi di autenticazione che esistono oggi. Anche qualora, per esempio, una ditta faccia una domanda per un bando europeo di contributi alla regione, piuttosto che ad altri soggetti, l'accesso al sistema informatizzato per inserire la domanda di contributi europei viene fatta con le credenziali, con il codice fiscale del legale rappresentante. Anche Kurmit funziona così, ovvero per accedere ai servizi come cittadino, ovvero come responsabile d'impianto, qualora il responsabile d'impianto sia una persona giuridica, è comunque necessario inserire il codice fiscale di un individuo, ovvero di chi? Del rappresentante legale della ditta o eventualmente di un suo delegato. Infatti, se io voglio accedere ai servizi come cittadino, qualora mi sia registrato, perché sennò devo fare la procedura di registrazione, facciamo l'ipotesi che io sia già registrato, quindi premo su Entra, il sistema mi chiede di andare a inserire le credenziali di Coesion, ovvero la password di Coesion, che è quello che mi rilascia appunto quando io vado a registrarmi come cittadino per inserire, per poter visualizzare i miei impianti in Kurmit. La password di Coesion io la potrei già avere per altri motivi, perché è unica per tante cose. Si usa ad esempio per fare domanda di borsa di studio all'università piuttosto che per altre cose. Io ad esempio ce l'ho in quanto dipendente regionale perché noi la utilizziamo per il login a tutti i sistemi informatici regionali per lavoro. Comunque quindi la password di Coesion è fondamentalmente basata su un codice fiscale individuale che ci permette di accedere al sistema, recepisce in automatico, come vedremo tra poco, il codice fiscale appunto del cittadino
e mi permette di accedere alla visualizzazione dei miei impianti, come vedete, tramite il codice fiscale individuale. Poi io metto la targa di un impianto, di uno dei impianti a mio carico, l'ente a cui fa riferimento, e cliccando su Visualizza i dati dell'impianto potrò appunto vedere il libretto e quant'altro. Ora, per le persone giuridiche, tutto ciò è possibile solo se noi, al momento del censimento dell'anagrafica soggetti della persona giuridica, andiamo a inserire il codice fiscale del legale rappresentante o di un suo delegato. Quindi fondamentalmente è fondamentale che noi andiamo a inserire nel codice fiscale del soggetto giuridico, della persona giuridica, nel campo cognome la ragione sociale, nel campo partita IVA della persona giuridica il codice fiscale o partita IVA della persona giuridica. E inoltre, per permettere la visualizzazione d'impianto dal lato servizi per il cittadino, dobbiamo inserire il codice fiscale del rappresentante legale o di un suo delegato nel campo codice fiscale dell'anagrafica soggetto. Questo campo codice fiscale ci si apre solo dopo aver inserito in prima battuta appunto la persona giuridica e ritornando sul soggetto in modalità modifica. Ad esempio, in questo caso noi abbiamo scritto la lucente SRL nel campo cognome, abbiamo messo nel campo nome, nome e cognome del rappresentante legale, e perché questo ci permette di ricondurre il codice fiscale che inseriremo a una determinata persona. E quando apriamo appunto in modalità modifica la scheda dell'anagrafica soggetto, ci si sdoppia il campo partita IVA da quello codice fiscale. E appunto sotto il campo partita IVA ci comparirà il campo codice fiscale nel quale potremo inserire il codice fiscale del rappresentante legale. In questo modo, anche la persona giuridica in questione potrà visualizzare l'impianto nella persona del rappresentante legale che con le sue credenziali personali Coesion su servizi per il cittadino immette il proprio codice fiscale, immette il codice impianto, o meglio il codice catasto dell'impianto che fa capo alla ditta di cui è legale rappresentante, e così visualizza il libretto e gli RCE, gli avvisi di ispezione e quant'altro. Bene, andiamo adesso a vedere qualcosa di più sulla scheda 1bis. La scheda 1bis è una scheda che, come andiamo adesso praticamente a vedere, usciamo un attimo dalle credenziali del cittadino, e torniamo, accediamo ai servizi di nuovo come manutentore. Allora, scusate. Niente, ovviamente ho inserito la maiuscola, ma la mia tastiera non mi permette di vederlo. Ecco qua. Allora, dicevamo, la scheda 1bis è una scheda che, come abbiamo detto prima, è stata inserita dalla Regione Marche per andare a praticamente censire una serie di dati aggiuntivi rispetto al libretto ministeriale. Fondamentalmente a censire i dati che riguardano POD, PDR più altri. Allora, se noi andiamo a visualizzare la scheda 1bis, vediamo che essa è una scheda che va compilata con alcuni dati obbligatori, è sotto la scheda 1.6, come PDR o POD quando si tratta di una pompa di calore, anch'esso obbligatorio, la data di installazione. Poi ci sono alcuni dati facoltativi, ad esempio quello dell'intestatario del contratto di fornitura combustibile, che ci è utile per andare a incrociare, il POD è essenziale a questo fine, ma anche l'intestatario ci è utile per andare a incrociare i dati con gli elenchi che i distributori di combustibili dovrebbero fornire entro il 31 marzo di ogni anno al catasto impianti termici per vedere appunto quali sono gli impianti mai censiti. Poi ci sono i dati del conduttore, dell'installatore iniziale di tutto l'impianto e il codice identificativo dell'APE qualora ci sia. Allora, innanzitutto vi faccio vedere una cosa che sta in fondo alla scheda 1bis e che vedo che molti anche già utilizzatori del catasto non conoscono. Come vedete, qua c'è scritto visualizza periodicità per l'invio dell'RCE.
Allora, cliccando su questa scritta, che non è molto evidente in realtà, però io posso andare a controllare praticamente com'è composto il mio impianto, qual è la potenza complessiva del mio impianto, qual è il costo del segno identificativo e ogni quanto va mandato l'RCE. Quindi, quando voi avete un dubbio su quale sia il costo del bollino e la periodicità di invio dell'RCE per un determinato impianto, basta premere, ve lo faccio rivedere. Su questo tasto, visualizza periodicità per l'invio dell'RCE e il sistema ci propone una tabellina riepilogativa che, come vedete, in questo caso, ad esempio, mette insieme i due gruppi termici che quando Rossano ha inserito l'impianto, io non so chi ha inserito l'impianto per prova, praticamente sono stati associati, i due gruppi termici che sono stati associati, noi abbiamo detto che facevano parte dello stesso impianto. Allora, Curmit in automatico ne somma la potenza, stabilisce che va mandato un solo RCE, qual è il costo del bollino e qual è la periodicità. Quindi, questa è un'altra cosa importante da sapere. Quindi, Curmit, una volta che io faccio inizialmente le scelte giuste, se il generatore va messo o meno dentro uno stesso impianto, se si tratta di una sostituzione di un generatore già esistente, se devo creare invece un nuovo impianto, eccetera, io devo fare all'inizio la scelta giusta. E Curmit in più punti mi ricorda quali sono i criteri di accatastamento, quelli che Rossano ci ha illustrato e anche Rossano ha detto che sono presenti più volte in Curmit, ci sono molte note in cui ci viene ricordato. Una volta che io ho fatto la scelta giusta all'inizio, Curmit contiene degli automatismi che mi consentono di andare avanti senza più sbagliare, cioè non sono io a dover decidere quanto si paga di bollino, ogni quanto va mandato l'RCE per il mio impianto. E non posso, non sono neanche io a stabilire quali sono i moduli che devo trasmettere al catasto. Ovvero Curmit nella mia lista di moduli mi propone, in base alla tipologia e alla potenza dell'impianto, tutto quello che io posso dover trasmettere. Ad esempio, in questo caso, trattandosi di un impianto superiore ai 35 kW, ho dei moduli in più che devo trasmettere che non ho su una caldaia inferiore a 35 kW. Ad esempio ho un RCE di tipo 1 e non quello di tipo 2. Ad esempio ho una DAM che non avrò qualora l'impianto fosse una pompa di calore, oppure avesse una potenza inferiore ai 10 kW, oppure avesse una potenza superiore ai 100 kW e così via. Quindi Curmit in automatico mi guida su quello che io devo fare a catasto, una volta che ho scelto inizialmente la giusta configurazione dell'impianto. Vi faccio anche vedere, già che ci sono, che esiste qua una scheda in più che non è un modulo da trasmettere a catasto, ma è, come c'è scritto, un modulo di rilevazione dati utile per la compilazione delle schede 1bis e 4.1bis che posso stampare o scaricare. Che ci faccio? Fondamentalmente, la prima volta che io vado sull'impianto in questione, dopo che è stato installato, magari sono il CAT che per accordi con l'installatore o sono l'installatore che va a censire il libretto che deve censire il libretto sul Curmit, allora io prendendo i dati che ho sull'RCE che devo compilare di prima accensione, più quello che è presente su questo modulo, moduli che sono diversi, ce ne sono uno per ogni tipologia di impianto, questo è quello per i gruppi termici, c'è cioè quello per i gruppi frigo, eccetera, andando a compilare praticamente tutti i dati con asterisco che trovo su questa scheda di rilevazione, avrò tutto ciò che mi serve per censire esaustivamente l'impianto a catasto e quindi per far sì che quando torno in ufficio col mio RCE e con questo modello che è compilato laddove vedo un asterisco, io abbia appunto poi tutte le schede del libretto di impianto completamente compilate. Quindi tutte le schede del libretto di impianto avranno il flag verde o eventualmente giallo, come vedremo tra poco, ma questo non è bloccante ai fini della trasmissione poi dei moduli regionali. Quindi questa scheda è una scheda di rilevazione che mi permette di censire completamente l'impianto a catasto, prendendo sia i dati dell'RCE che quelli che vado a mettere qua. E come ripeto, sono obbligatori solo quelli con asterisco, ma qui troviamo anche altri dati, per esempio quelli della scheda 5, quelli della scheda 2, eccetera, che qualora siano presenti questi elementi sull'impianto, mi permettono di censirlo, benché non si tratti di dati obbligatori. Allora, tornando alla nostra scheda 1bis,
Tornando alla nostra scheda 1bis, come dicevamo, la scheda 1bis contiene tutta una serie di dati, in parte obbligatori, in parte no, tra i quali, ad esempio, troviamo, come vediamo qua, i dati del conduttore. Allora, per quanto riguarda il conduttore, sapete tutti che il conduttore dell'impianto è obbligatorio qualora l'impianto abbia una potenza superiore a 232 kW. Come potete notare, qui non c'è l'asterisco, quindi si tratta di un dato non obbligatorio in Kurmit. Però il sistema segnalerà al soggetto esecutore l'assenza del conduttore qualora siamo in presenza di un impianto superiore a 232 kW per il quale non è stato indicato da voi nella scheda 1bis un conduttore. Allora, sul conduttore vogliamo chiarire che non necessariamente deve essere un tecnico di una ditta di manutenzione, il conduttore, il tecnico della ditta di manutenzione che ha in carico l'impianto. Potrebbe essere anche lo stesso responsabile d'impianto, purché ovviamente abbia il relativo patentino, che è conseguibile anche appunto da qualcuno che non è necessariamente un manutentore, mediante un apposito corso. Quindi facciamo l'ipotesi, in una grande ditta, in un comune o dove vogliamo, ci può essere il responsabile tecnico che consegue il patentino da conduttore e è lui il conduttore degli impianti di quella ditta, di quell'ente e così via. Come vediamo qua, andando su modifica, che è la modalità con cui noi possiamo aggiornare le schede, possiamo andare a cercare il nostro conduttore in un elenco. Quale elenco ci presenta fondamentalmente il Kurmit? Ci presenta l'elenco di tutti i tecnici che quando abbiamo censito le ditte di manutenzione e installazione sul Kurmit abbiamo detto che erano dotati di patentino da conduttore. Qualora però io sia qualcuno che non era stato censito come tecnico di una ditta di manutenzione e installazione, ma appunto sia responsabile tecnico di un ente che ha conseguito il patentino da conduttore, qualora io non trovi nell'elenco dei conduttori il mio nominativo, perché ad esempio è responsabile tecnico della ditta tal dei tali, che non è una ditta di manutenzione, ma il responsabile dell'impianto, posso mediante il tasto inserirlo, inserisci soggetto, andare a censire questo conduttore nell'elenco e riportarlo qua. Bene, ciò detto. E andiamo a occuparci del terzo responsabile, della scheda 3. Allora, la scheda 3, come aveva detto anche Rossano, praticamente il terzo responsabile non è sempre presente ovviamente su un impianto in Kurmit e in alcuni casi, ovvero per gli impianti domestici, ad esempio, proprio è impossibile nominare un terzo responsabile. Quindi, in molti casi, per questa scheda io avrò un flag uguale a quello che vedo qua sulla scheda 1bis, quindi un flag giallo. Il flag giallo non è un qualcosa di bloccante ai fini dell'inserimento dei moduli regionali. Guardate questo impianto, ha tutti i flag verdi e gialli e nessuna croce sul campo rosso. Se io voglio provare a inserire un RC di tipo 1, il sistema non mi dà nessun blocco, ma posto che mi chiede di scegliere per quale generatore, visto che ho più generatori su questo impianto, io voglio andare a mettere l'RCE, cominciando quindi da uno dei due, poi l'RCE sarà uno solo, ma inserisco a partire da uno dei due, ecco, il sistema mi propone l'RCE, ovvero il flag giallo su una scheda non è assolutamente bloccante, è solo un avviso che il sistema mi dà. Per dirmi, sei sicuro che in quella scheda non manchi qualche dato, ancorché non obbligatorio? E allora quindi spessissimo noi avremo che sulla scheda 3, nomina del terzo responsabile, il flag sarà giallo, perché in tutti gli impianti domestici, ad esempio, noi non avremo un terzo responsabile e quindi il sistema semplicemente mi avvisa che la scheda non è stata compilata, ma questo non è un errore bloccante. In questo caso io ho un terzo responsabile nominato e quindi il flag è verde. Sul terzo responsabile occorre chiarire una serie di cose fondamentali, perché abbiamo visto parecchia confusione. Allora, premettiamo che la nomina del terzo responsabile non è mai obbligatoria, a prescindere dalla potenza e dalla tipologia dell'impianto.
Ovvero c'è la facoltà, ai sensi della legge, l'articolo 6,1 del DPR 74-2013, di nominare un terzo responsabile, ma non c'è mai l'obbligo. In questo senso, recentemente, ad esempio, una ditta che aveva una ditta di produzione, che aveva praticamente un impianto per il comfort, per il riscaldamento degli ambienti, quindi non per fini produttivi, di potenza molto alta, 550 kW, ci ha detto che il suo manutentore, trasferendo i dati in Kurmit, lo aveva avvisato che Kurmit richiedeva obbligatoriamente la nomina del terzo responsabile, perché probabilmente il manutentore aveva visto che c'era un flag giallo sulla scheda del terzo responsabile e quindi ha detto al responsabile tecnico di questa ditta: guarda che Kurmit chiede assolutamente il terzo responsabile, forse perché ha un impianto grosso. No, non è vero, Kurmit non richiede affatto obbligatoriamente la figura del terzo responsabile, mai, lo ripeto, a prescindere dalla potenza dell'impianto. Però, qualora il terzo responsabile sia stato nominato, non è obbligatorio, ma qualora sia stato nominato, non può che essere il manutentore che ha in carico l'impianto. Non può essere un terzo, perché solo occasionalmente il terzo responsabile si può avvalere di qualcun altro. Quindi il terzo responsabile deve coincidere con il manutentore che ha in carico l'impianto, qualora ci sia. E nel caso l'impianto abbia una potenza superiore ai 232 kW, il conduttore dell'impianto deve obbligatoriamente coincidere con il terzo responsabile. Quindi il manutentore, che è terzo responsabile, deve avere il patentino da conduttore, perché il responsabile d'impianto è preposto anche alla conduzione dell'impianto stesso e quindi quando c'è un terzo responsabile, il manutentore, che è terzo responsabile, deve avere il patentino da conduttore. Quando abbiamo impianti con potenza superiore a 350 kW, come abbiamo detto, siccome il terzo responsabile non è mai obbligatorio, qualora non ci sia, quindi in assenza di un terzo responsabile, la certificazione ISO 9001, l'attestazione SOA delle categorie OG11 o S28 non è richiesta, non è necessaria, non è richiesta né al responsabile di impianto né al manutentore. Ma invece, se viene nominato un terzo responsabile, cosa mai obbligatoria, ma se viene nominato, quando l'impianto supera i 350 kW di potenza, allora il terzo responsabile, ovvero il manutentore dell'impianto, deve possedere la certificazione ISO 9001 o l'attestazione SOA OG11 o S28. Allora adesso andiamo a vedere cosa occorre fare in Kurmit, dopo che abbiamo chiarito che il terzo responsabile non è mai obbligatorio e che se c'è deve coincidere con il manutentore. Come valeva anche prima di Kurmit, qualora sia stato nominato un terzo responsabile, è obbligatorio comunicare questa cosa al soggetto esecutore. E quindi in Kurmit è obbligatorio compilare la scheda 3 del libretto. Come diceva già la legge regionale, la nomina di un terzo responsabile va comunicata al soggetto esecutore entro 10 giorni. La revoca, la rinuncia o la decadenza da terzo responsabile va comunicata al soggetto esecutore entro 2 giorni con il modello che prima era cartaceo. In Kurmit questo modello praticamente si trova dentro la scheda 3, ovvero scheda 3 nomina terzo responsabile è una scheda che si compila andando a inserire un modulo di comunicazione di nomina o cessazione del terzo responsabile. Come vedete qui è stato nominato un terzo responsabile dal proprietario di questo impianto che era Ciccioli Fabio e ovviamente il terzo responsabile è chi? Il manutentore dell'impianto che era Testosi Software. Quindi come vedete se io vado a vedere questo modello che è stato trasmesso, il modello contiene l'indicazione che Testosi Software ha assunto l'incarico di terzo responsabile dalla data del 30 luglio 2020. Ok. Ovviamente io non posso inserire una nuova comunicazione di nomina di terzo responsabile
dato che c'è già Test OSI Software. Quindi tutto quello che potrei fare in questo momento è comunicare eventualmente la cessazione dell'incarico di OSI Software da terzo responsabile. Quindi quello che faccio quando inserisco una comunicazione di nomina o cessazione è che mi trovo davanti questo modello che, come è ovvio, in base a quello che ho detto, è precompilato con i dati di chi? Del manutentore, perché il terzo responsabile non può che essere la ditta di manutenzione dell'impianto. Il modello è precompilato in tutto, tranne che per eventuali certificazioni devo mettere il flag, e poi ovviamente mi propone di scegliere tra la comunicazione di assunzione dell'incarico o di cessazione dell'incarico. Abbiamo detto che avevo già trasmesso una comunicazione di assunzione dell'incarico e quindi io adesso comunico la cessazione dell'incarico. Ero stato nominato il 30 luglio 2020 e vengo revocato, o meglio, cesso dall'incarico il 3 novembre 2020 perché mi dimetto, ad esempio. Quindi compilo questi campi, dichiaro di non essere fornitore dell'energia, e comunico il nome del committente, che è Ciccioli Fabio in questo caso, che è quello che mi aveva dato l'incarico, e confermo l'inserimento. Ecco qua, se noi adesso torniamo sulla scheda 3, ci troviamo la scheda 3 che ho appena inserito con la comunicazione di cessazione dall'incarico di terzo responsabile. E possiamo vedere l'avvicendamento dei terzi responsabili nella scheda 3 che troviamo sulla stampa del libretto, ovvero quando andiamo su stampa libretto, andiamo a vedere dentro stampa libretto la scheda 3 e ce la troviamo così compilata. Scusate, ecco qua, la scheda 3 si compila in automatico inserendo le comunicazioni di nomina e cessazione, e in questo caso, come vedete, c'è scritto che Ciccioli Fabio, che era il responsabile d'impianto originario in quanto proprietario, ha affidato la responsabilità dell'impianto alla ditta Test OSI Software dal 30 luglio al 3 novembre 2020, quindi dalla comunicazione di cessazione, dalla comunicazione di nomina alla comunicazione di cessazione. Quindi la scheda 3 si autocompila a partire dal nostro inserimento a catasto di comunicazioni di nomina o cessazione dall'incarico di terzo responsabile. Questo è importante, quindi. E questa scheda è analoga al modulo cartaceo, precompilata con i dati del manutentore, e quindi in Curmit io devo inserire queste comunicazioni. E è importante ricordarsi che prima di lasciare l'incarico di terzo responsabile a seguito di revoca o decadenza, il terzo responsabile cessato ha l'obbligo, dice la legge, no, di comunicare entro 2 giorni la cessazione. E quindi, dato che Curmit prevede la comunicazione tramite inserimento nella scheda 3 di una comunicazione, ha l'obbligo di inserire in Curmit la comunicazione di cessazione. Questo ovviamente perché? Perché siccome, come abbiamo detto, il modulo di terzo responsabile è compilabile solo dal manutentore stesso con i propri dati, qualora il terzo responsabile cessi e io non compilo la comunicazione di cessazione, io nella scheda 3 mi troverò con un terzo responsabile ancora in carica. Per capirci, non avrò qua anche compilato la data di cessazione, ma avrò solo contratto valido da una certa data. E poi, se non provvedo alla comunicazione di cessazione, quando cambia il manutentore, il nuovo manutentore non può cancellare, non può inserire lui una comunicazione di cessazione, perché la potrebbe inserire solo a suo nome, ma non è certo lui che cessa dalla carica di terzo responsabile, è il precedente manutentore. Qualora poi il nuovo manutentore venga anche nominato terzo responsabile, nella scheda 3 mancherà la comunicazione di cessazione del precedente responsabile, che non, nessun altro può inserire. Quindi l'unica cosa che si potrà trovare a fare la nuova ditta, per esempio RB di Basili Rossano, è inserire una nuova comunicazione di nomina, ma qua risulterà che c'è ancora in carico Test OSI Software dal 30 luglio 2020, e magari dal 4 novembre 2020 entra Basili
RB di Vasi di Rossano senza che OSI Software sia cessata. Quindi un gran pasticcio. Quindi è fondamentale, quando si cessa dall'incarico di terzo responsabile, inserire la comunicazione di cessazione. Questo è quello che devo fare in CURMIT. Poi, extra CURMIT, devo anche confermare, mediante l'invio per PEC al soggetto esecutore, della comunicazione di nomina e cessazione di terzo responsabile firmate dal committente e dal terzo responsabile. Quindi, cosa devo fare fondamentalmente? Io devo andare sulla mia scheda 3. Devo andare a prendermi la comunicazione che ho appena inserito in CURMIT, la vado a stampare, il sistema me la precarica con tutti i dati che ho messo e quindi è la comunicazione di cessazione dal 3.11 e io devo firmarla come terzo responsabile cessato, deve firmarla anche il committente che mi ha revocato l'incarico, praticamente quello che è tornato responsabile per dimissioni o quello che è, e io quindi stampo questo modello, lo firmo e lo trasmetto per PEC al soggetto esecutore a conferma che l'operazione che ho fatto in CURMIT sia effettivamente corretta. La conferma viene dalle firme anche del committente. Se voleste degli approfondimenti sulla figura del terzo responsabile, sulla quale c'è sempre abbastanza confusione, li trovate sul sito regionale, che abbiamo visto prima, regione.marche.it, sezione energia, impianti termici, sotto da sapere c'è un apposito approfondimento ancora più dettagliato sulla figura del terzo responsabile. Allora, io direi che adesso lascio la parola a Rossano per l'illustrazione dell'RCE, dell'inserimento dell'RCE. Ok, grazie. A te. Si vede, Dorotea? Sì. Sì, perfettamente. Ok, supponiamo quindi di dover compilare un rapporto di controllo efficienza energetica sull'impianto. Molto velocemente, il rapporto di controllo di efficienza energetica va per legge compilato ogni volta che è previsto nella tabella dell'allegato A di PR 34.013, nonché non mi ricordo a quale allegato della legge regionale, ogni 4 anni per gli impianti sotto 100 kW alimentati a metano, eccetera, eccetera, eccetera. Corrispondenti al pagamento del bollino, poi va anche compilato all'atto di prima installazione dell'impianto, di sostituzione del generatore, di aggiunta di un generatore o all'atto di riattivazione di un impianto precedentemente disattivato. Quindi, oltre a quando si paga il bollino, va anche fatto essenzialmente dall'installatore, perché è solo l'installatore che opera in questo senso. Quando viene installato un nuovo impianto, installato un nuovo generatore, riattivato un impianto esistente, sostituito un generatore, e poi anche quando il manutentore, è l'unico caso al di là della tabella prevista con il pagamento del bollino, anche quando il manutentore fa un intervento straordinario, quindi non ordinario, passibile di modifica dell'efficienza energetica. In questi casi, quando lo fa l'installatore o quando fa il manutentore perché fa un intervento che può comportare il cambiamento dell'efficienza energetica, in questi casi non va pagato il bollino, ma l'RCE va comunque trasmesso su CURMIT. In tutti gli altri casi, il manutentore e solo il manutentore deve pagare il bollino. Ok, quindi supponiamo che devo fare un RCE. Sono la ditta Mario Marini EC. L'operatore è Mario Marini, l'utente è sempre
quello che stamattina abbiamo visto più volte, 401, questo, la password, è questa. Supponiamo che il nostro impianto a cui devo fare le RCE è situato in via Cesare Pavese 12 a Castelbellino, in provincia di Ancona, quindi seleziono la provincia di Ancona, vado a vedere tutti gli impianti già in carico al manutentore Mario Marini. Ecco qua, questi sono tutti gli impianti. Abbiamo detto che devo fare l'RCE all'impianto codice impianto che è in via Cesare Pavese 12 e ho il codice impianto che è 170113. Via Cesare Pavese 12 è questo qui, che vedete. Infatti il codice impianto è 170113. È l'unico che sta in via Cesare Pavese, un impianto a 25 kW. Lo seleziono, continua, guardo le schede principali del libretto, vedo che c'è un problema su questa scheda, nei soggetti che operano sull'impianto, la vado ad aggiustare prima di compilare l'RCE, modifica. Sicuramente manca il pod, infatti, perché questo è sempre un impianto a cui abbiamo messo il nuovo generatore a pompa di calore, gruppo termico fabbricante Bosch, gruppo termico, quindi devo inserire il pod della pompa di calore che era 1000 e questo qua, perfetto, conferma modifica due volte e adesso è tutto ok. Questo era l'impianto a cui abbiamo messo una pompa di calore e quindi a questo punto mi volevo anche il pod. Ok, comunque io adesso devo fare l'RCE non alla pompa di calore ma all'impianto con generatore di calore a fiamma. Vado a vedere tutti i gruppi termici di questo impianto, è uno solo. Ecco cosa ho trovato. E quindi posso compilare l'RCE schiacciando su inserisci i moduli regionali. Una prima cosa che vedo è che non c'è la DFM, quindi non avevo ancora fatto la DFM e chiaramente prima di fare l'RCE sarebbe opportuno di fare la DFM, anche se l'RCE ce lo fa fare lo stesso. Vediamo che cosa succede, schiaccio RCE e infatti mi va avanti e poi mi dirà forse alla fine, cioè, guarda, va bene uguale, però prima fai la DFM. E c'è un motivo che poi vi dirò per cui prima c'è da fare la DFM. Comunque questo è l'RCE da compilare per un impianto dotato di generatore di calore a fiamma. E con una potenza di 22,50 kW. Ora, se notate, l'RCE è diviso per punti A, B, C, D e sono sostanzialmente gli stessi punti, tali e quali, di quello cartaceo. Quindi, al di là del fatto che è inserito, diciamo, a video, però i campi, tranne qualcuno, sono gli stessi di quello cartaceo. Quindi, chi è abituato a fare quello cartaceo non dovrebbe avere problemi. La prima cosa però che prima ancora di iniziare vi faccio vedere che c'è però rispetto a quello cartaceo questo D-bis, perché quello cartaceo c'è A, B, C, D, poi passa la E, invece qui abbiamo un D-bis che sono i consumi. Vedete, non c'è un asterisco rosso vicino al campo
e quindi non è obbligatorio, ma è stato messo questi consumi perché è previsto di inserirli nel libretto di impianto. Ora, appareva inopportuno, anche dal punto di vista logico, compilare un RCE senza i consumi e poi costringere il manutentore comunque a entrare su Kurmit e a mettere dentro i consumi, perché comunque andava compilati sul libretto di impianto anche quelli. Quindi si è preferito inserirli sull'RCE e sulla DAM, in modo tale che uno compila la DAM negli impianti in cui è compilabile la DAM e mette i consumi, oppure compila la RCE e mette i consumi, e in automatico questi consumi vanno a riempire le schede pertinenti del libretto di impianto. Ecco perché è stato aggiunto rispetto a quello cartaceo questo punto 2 bis consumi, che poi vedremo. Appena aperto, inserisci i moduli regionali, si è aperta la videata con lo schema dell'RCE, però mi viene detto in rosso: attenzione, il credito residuo disponibile sul portafoglio per terminare, sta per terminare. Prima di completare l'inserimento di dichiarazioni, controlla l'importo necessario per il contributo. Se il credito residuo risulta insufficiente, la dichiarazione non verrà accettata. Ora, vi ho detto che l'RCE va compilato in alcuni casi, abbiamo già visto quali, poi vedremo come fare, che non occorre pagare il bollino, quindi non serve i soldi nel portafoglio. Tipicamente all'installatore non gli serve mai, semmai serve solo al manutentore, ed altri invece che serve, perché il manutentore deve inviarlo secondo la tabella dell'allegato A di impresa 84-2013, e quindi lì in quei casi va anche pagato il bollino. Quindi, se non ho abbastanza soldi nel portafoglio, il sistema in quei casi mi darà errore, non verrà la dichiarazione non verrà accettata. E qui per l'appunto ho il saldo del portafoglio, che in questo caso vedete 0 euro. Quindi io qui posso inviare gli RCE solo o come ditta di installazione, alla prima installazione, che non serve soldi, non serve pagare il bollino, oppure come manutentore, ma solo se ho fatto una manutenzione passibile, una manutenzione straordinaria che può avermi cambiato l'efficienza energetica, e quindi devo fare l'RCE. Negli altri casi, quelli previsti dalla tabella di cui è l'allegato A di impresa 84-2013, non posso farlo perché ho 0 euro. Ok, supponiamo che lo debbo fare perché è alla prima installazione, quindi come installatore, e quindi non devo pagare nulla, quindi non importa la scritta in rosso. Vado avanti. Ovviamente una cosa che è cambiata rispetto a quello cartaceo e che aiuta e non di poco il manutentore è che naturalmente tutti i dati che sono dentro Kurmit già sono sull'RCE, già inseriti. Per cui o uno compila l'RCE avendone la possibilità direttamente in campo dopo aver fatto i controlli, portandosi ovviamente il computer e una stampante perché deve rilasciare comunque una copia al responsabile impianto, oppure no, e allora si porta l'RCE, oppure ancora meglio quello che vi ha fatto vedere la copia di quello che vi ha fatto vedere prima Dorotea, in cui c'è l'RCE più tutti gli altri dati necessari. E siccome si porta quella, la stampa da Kurmit, e quindi avrà prestampato tutti i dati e deve solo inserire i dati che ricava facendo la manutenzione. Ok, vediamo quindi i dati che già ci sono. Vedete, c'è già scritto. Dunque, qui ci sono il rapporto di controllo numero, numero di riferimento numero e data riferimento interno, che non vanno compilati, questi tre dati, lo farà direttamente Kurmit. Poi c'è il responsabile impianto, che ovviamente è già stato riempito, l'impresa manutentrice. Posso cambiare il tecnico scegliendo tutti i tecnici, uno dei tecnici della ditta Mario Marini C, perché chi ha l'impianto
come protettore è la Mario Marini C, ma Mario Marini C può avere più manutentori, più operatori, quindi uno di qualsiasi degli operatori può essere quello che l'ha compilato. Per esempio, diciamo che è stato Marcelli Paolo, quindi seleziono Marcelli Paolo e mi viene il tecnico che ha effettuato il controllo, Marcelli Paolo. Ok, documentazione tecnica corredo, e qui questo non ci perdo molto tempo perché sono esattamente i dati previsti dall'RCE cartaceo. Diciamo perdo un po' più di tempo sul trattamento dell'acqua per dirvi che questo dato è importante anche se vedete non è obbligatorio perché lo prevede una norma oramai funzionale da molti anni e perché purtroppo nelle Marche è quasi dappertutto richiesto il trattamento dell'acqua, perché abbiamo una durezza totale dell'acqua in gradi francesi piuttosto alta, generalmente. Se è sotto 5 non occorre fare niente, ma noi abbiamo intorno a 20-25 in generale, poi, e quindi va fatto il trattamento. Come faccio a capire quant'è la durezza totale dell'acqua? Due modi: o mi faccio dare il dato da chi dal distributore dell'acqua potabile, in genere sta scritto in bolletta, ma se no gli telefono e me lo dice, oppure mi porto uno strumento che me lo calcola in automatico. Apro il rubinetto dell'acqua, metto sotto lo strumento e mi dice quanti gradi francesi è. Però vi ripeto che in tutte le Marche, tranne rare eccezioni, dappertutto è intorno ai 20 gradi francesi e comunque sopra 5 gradi francesi, per cui occorre il trattamento sia di riscaldamento che in produzione di acqua calda sanitaria. Non perdo tempo sul di controllo dell'impianto perché è esattamente quello che c'è sull'RC e cartaceo, quindi non mi ci dilungo, tranne che per un aspetto. Per esempio, qui c'è scritto per installazione interna locale idoneo, poi sotto per installazione esterna generatori idonei. Ora delle due l'una: o il generatore è installato all'interno, e allora devo dire sì, no in questo campo, oppure all'esterno, e allora devo dire sì, no in quest'altro campo. Non vorrei, perché siccome più volte si è trovato un sì, qui. Non va bene perché o è all'esterno o all'interno. Diciamo che se è all'interno io scrivo sì qui e qui scrivo non controllabile perché all'esterno non ho nulla, chiaramente. Quindi attenzione a non scrivere sciocchezze, però non mi dilungo di più di tanto. Sui consumi mi dilungo un po' di più perché è una novità rispetto all'RC cartaceo ed è molto semplice. Il dato, vedete, per il momento non è obbligatorio, ma intenzione della Regione Marche più in qua renderlo obbligatorio perché voi capite che è un dato importante sapere i consumi energetici di tutta la regione. Quindi tra non so quando, ma diciamo a regime sarà reso obbligatorio e quindi tutti dovranno scrivere i consumi. Come avviene? Vedete che ci sono due stagioni scritte: stagione di riscaldamento attuale, stagione di riscaldamento precedente. Perché? Perché gli impianti sono soggetti a controlli una volta ogni 2 anni, per esempio quelli sotto 100 kW alimentati a gas, per i quali è vero, va fatta un RC una volta ogni 4 anni, ma a metà del periodo c'è la DAM. Per cui uno per i 2 anni scrive la DAM, per i 2 anni successivi scrive l'RCE, per cui ho poi tutti gli anni coperti. Oppure io devo andarci una volta all'anno e fare solo l'RCE e allora non scrivo la stagione di riscaldamento precedente perché l'ho scritta l'anno prima e scrivo solo quella attuale. Quindi praticamente ho la copertura di tutti gli anni. Se ho un contatore a gas, basta che scrivo la lettura iniziale
la lettura finale del contatore, faccio la differenza e ho i consumi nella stagione. Ovviamente qua devo scrivere la stagione di riscaldamento, per esempio 2020-2021. Ok? Poi la stessa cosa naturalmente per l'anno precedente, la stagione sarà 2019-2020. Se invece non ho un gas metano con distribuzione tramite tubazioni, ma ho il bombolone oppure il gasolio, allora devo scrivere quant'era la scorta iniziale, quanti sono stati gli acquisti, quant'è la finale, e poi faccio ovviamente la scorta iniziale più gli acquisti meno la lettura finale, trovo i consumi di stagione. Una cosa abbastanza semplice. Naturalmente questo anche per i consumi elettrici. Per i consumi elettrici, attenzione, allora, dimenticavo una cosa, per i consumi di combustibile, quando si ha gli impianti sotto a, diciamo, gli impianti piccolini, quelli unifamiliari, chiaramente il combustibile non serve solo per riscaldamento ambientale e produzione acqua calda sanitaria, ma generalmente serve anche per il piano cottura. Però se è ritenuto che i consumi del piano cottura fossero comunque pochi rispetto ai consumi per riscaldamento ambientale e produzione acqua calda sanitaria, e quindi comunque vanno scritti non tenendo conto che tra questi consumi che io inserisco qui c'è ovviamente anche il consumo del piano cottura. Cosa diversa per i consumi elettrici, perché i consumi elettrici per gli impianti unifamiliari non è essenzialmente i consumi elettrici della caldaia, ma è gli elettrici di tutt'altro tipo. Quindi in quel caso naturalmente non vanno inseriti i consumi elettrici. I consumi elettrici vanno inseriti solo per gli impianti grandi in cui c'è un contatore ad hoc che mi misura quant'è l'energia elettrica consumata dai generatori di calore, dalle pompe di circolazione, insomma, da tutta la strumentazione che riguarda il riscaldamento ambientale e la produzione di acqua calda sanitaria. Quindi solo se c'è un contatore elettrico dedicato, se no, consumi elettrici non li devo mai compilare. Detto questo, passiamo al punto E. Punto E, ci sono i dati essenziali del generatore che già sono stati iscritti perché presi dal libretto di impianto. C'è solo da compilare questa parte qui, che è per l'appunto il controllo dell'impianto, dispositivi di comando e regolazione funzionanti, sì e no, eccetera. Qui sono stati già preventivamente inseriti tutti i dati come se quelli. Se quell'impianto, anzi no, quel generatore, come qui si riferisce naturalmente al generatore, vedete, al gruppo termico GT1, magari ce ne può essere più di uno, quindi sarà il GT2, GT3, eccetera, è come se quel generatore sia tutto regolare, però se c'è qualcosa di regolare uno lo deve cambiare, quindi. Ecco, qui c'è un'ultima parte che dico dopo, che è risultati, controllo secondo norma 11.10389/1, questo vedremo dopo di che cosa si tratta. Veniamo invece al motivo di compilazione all'RCE. Ecco, vedete che qua c'è per l'appunto quelle che vi ho detto io. C'è cadenza secondo allegato 3 della legge regionale 19 del 2015, quindi allegato A al DPR 74 2013, che è la stessa cosa, la stessa tabella. Nel DPR 74 2013 è l'allegato A, nella legge regionale è l'allegato 3. Quindi se io metto cadenza secondo l'allegato 3, siccome questo è un impianto sotto a 100 kW, perché è da 22,5 kW, qua giù in fondo mi appare che devo pagare 14 euro. Il costo del segno di perché, in questo caso, avendolo riempito perché secondo la cadenza dell'allegato 3, devo pagare il bollino, 14 euro.
E chiaramente qui non mi farà più andare avanti perché il mio portafoglio non ha sufficienti soldi, che è 0 euro. Però poi c'è anche gli altri casi. Prima messa in servizio, nuova installazione. Vedete che se è prima messa in servizio, qua nel costo del segno identificativo mi scrive 0 euro, perché in questo caso non va pagato il bollino. Poi c'è sostituzione del generatore, anche in questo caso non va pagato il bollino. Poi c'è ristrutturazione dell'impianto, anche in questo caso non va pagato il bollino. Poi c'è riattivazione dell'impianto, anche in questo caso non va pagato il bollino, quindi sempre 0 euro. Poi c'è manutenzione straordinaria passibile di modificare l'efficienza energetica, e anche in questo caso non c'è da pagare nulla. C'è poi però una possibilità che abbiamo saltato, che è regolarizzazione inadempienze rispetto alla cadenza prevista dall'allegato 3 della legge regionale 19/2015. Che cos'è questa regolarizzazione inadempienze? Supponiamo che io, responsabile di questo impianto, non stia per lavoro fuori dall'Italia. Il manutentore, che è Mario Marini C, mi chiama e dice: guarda, devo fare la manutenzione e c'è da pagare il bollino quest'anno, perché è dopo 4 anni che l'ho installato. E io gli dico: guarda, io purtroppo sto fuori in Italia. E lui dice: guarda, purtroppo la scadenza è al 31 dicembre 2020. Quindi o lei entra prima del 31 dicembre e facciamo questa manutenzione, se no è passibile di multa. E io dico: va bene, io sto fuori per lavoro, purtroppo rientro il 15 gennaio, e quindi pazienza. Poi però rientro dopo il 15 gennaio e chiamo il manutentore, dice: guarda, sono rientrato, mi puoi venire a fare il controllo dell'efficienza energetica? Fermo restando che naturalmente dal 31 dicembre al 15 gennaio posso essere controllato dall'autorità competente, ma è anche vero che, come previsto dalla legge, io posso rimandare il controllo, e quindi gli posso dire all'autorità competente: guarda, purtroppo non ci sono, quindi la rimandiamo. Posso rimandarla per ben 2 volte addirittura, per motivati ovviamente problemi. In questo caso la motivazione è che non sto in Italia, quindi. Però detto questo, torno, chiamo il manutentore, il manutentore viene, mi fa l'operazione di manutenzione e poi mi fa l'RCE scrivendo regolarizzazione inadempienze rispetto alla scadenza prevista nell'allegato 3. Perché io dovevo farlo entro il 30, il 31 dicembre, non l'ho fatto, e quindi è una regolarizzazione delle inadempienze. Naturalmente mi fa pagare i 14 euro. Li pagherò in ritardo, ma li pago. A questo punto, ovviamente, l'autorità competente se la vede arrivare in ritardo, ma nel frattempo non ha mandato nessuna ispezione, per cui è comunque a posto. È una regolarizzazione inadempienze, è tutto a posto. C'è però poi un'altra possibilità, che io ritorno ma non chiamo il manutentore. Ovviamente il manutentore, non sapendo che io sono tornato, non mi chiama, passa del tempo e arriva all'autorità, arriva all'ispezione, perché io non, il manutentore non l'ho più chiamato, arriva all'ispezione. L'ispettore fa i suoi controlli e mi fa anche il controllo dell'efficienza energetica, facendomi pagare gli 80 euro. Perché? Perché io non ho pagato i 14 euro del bollino. I 14 euro del bollino serve per coprire il costo delle ispezioni. Per cui io, non avendo coperto il costo delle ispezioni, pago il costo intero dell'ispezione. È una cosa che posso fare. Gli 80 euro non è una multa. Gli 80 euro è perché io non ho pagato i 14 euro, quindi non ho dato il mio contributo per far sì le ispezioni, e quindi me la fanno pagare intera. Posso benissimo volerlo io.
Quindi l'80 euro non è una multa, è che mi fanno pagare per intero il costo dell'ispezione. Bene, siccome mi fanno l'ispezione, mi fanno anche il controllo dell'efficienza energetica, chiaramente. Ok, dopodiché però l'ispettore mi dice: attenzione, io ho fatto il controllo dell'efficienza energetica, ma non ho fatto la manutenzione, perché la manutenzione è un'altra cosa. La manutenzione la può fare solo il manutentore, può andare a controllare se c'è le fughe gas, tutto quello che è previsto nell'RCE. Io no. E quindi io mi obbliga ovviamente a fare la manutenzione, cioè adesso lei chiama, se no le faccio la multa perché la manutenzione è obbligatoria. Quindi a quel punto io sono costretto a chiamare il manutentore, dice: guarda, sono tornato, anzi c'è stata pure l'ispettore e mi hanno fatto pagare anche 80 euro di multa, no di multa di 80 euro perché non avevo pagato i 14 euro, però mi ha detto che vuole la manutenzione. Vabbè, manutentore arriva. Fa tutti i suoi controlli, deve fare l'RCE, a quel punto scrive regolarizzazione inadempienze rispetto alla scadenza prevista, ma non mi fa pagare i 14 euro perché ho già pagato 80 euro io per fare questi controlli. Quindi deve andare qua sotto e scrivere segno identificativo pagato, scrivere no perché non dovuto. Perché ho già pagato gli 80 euro all'ispettore che mi ha fatto il rapporto di controllo dell'efficienza energetica. C'è anche un'altra opzione qua, vedete, segno identificativo pagato, cioè no perché non dovuto, no per, sì, ovviamente, quando c'è da pagarlo. E poi però c'è no per rifiuto del responsabile dell'impianto a corrispondere il contributo. L'ho detto, io posso anche non pagarlo questo contributo, sapendo però che poi può venirmi l'autorità competente e farmi l'ispezione e farmi pagare per intero l'ispezione, 80 euro. Quindi se per caso io mi rifiuto, il manutentore deve scrivere no per rifiuto, cioè arriva a regolare, no? Quando è la scadenza, mi fa l'RCE, lo manda all'autorità competente, scrivendo però che non ho pagato il segno identificativo per rifiuto del responsabile dell'impianto a corrispondere contributo. Dopodiché il responsabile dell'impianto sa che può venire l'ispezione e fargli pagare gli 80 euro, che è il costo dell'ispezione totale. Ok, supponiamo che in questo caso. Abbiamo detto la prima messa in servizio, quindi nuova installazione. Ovviamente il costo del contributo è zero. Ovviamente se è una nuova installazione non scrivo i consumi, perché essendo una nuova installazione i consumi non ci sono ancora. Qua tutto bene. Adesso devo fare il controllo del rendimento di combustione. Anzi, prima devo dire se è effettuato o no, vedete, perché il rendimento di combustione potrebbe non essere effettuato. Il caso, per esempio, di prima, quando abbiamo detto che c'è già stato l'ispettore e già gli ha fatto il controllo dell'efficienza energetica, il manutentore può fare la manutenzione e non occorre più fare il controllo dell'efficienza energetica, già gliel'ha fatta. Magari il giorno prima l'ispettore, e quindi potrebbe scrivere non effettuato. Ok? C'è anche un altro caso che posso scrivere non effettuato quando si tratta di un generatore di calore a fiamma alimentato a combustibile solido per il quale non c'è la norma di riferimento di come si fa. Ora, dal 2020, mi pare dall'inizio del febbraio 2020, c'è invece la norma che è la 11.10.89/2 per dire come si fa quello per le caldaie alimentate a biomassa, tipo pellet, eccetera. Quindi per quelle si fa, però. Non alla prima installazione almeno, però, siccome non c'è un rendimento minimo di legge, non si fa la comparazione con il rendimento minimo di legge, che poi adesso ci arriviamo e vi faccio vedere qual è.
Comunque in questo caso diciamo effettuato. La depressione del canale a fumo va fatta solo, vedi nota, solo se per generatori a tiraggio naturale alimentati a gas. Per tutti gli altri non è da fare. In questo caso credo che era alimentata a gas ed era naturale, per cui va fatta, poi semmai ci dà errore. Poi c'è da fare la verifica della potenza termica al focolare. Come? Calcolando la portata di combustibile, moltiplicandola per il potere calorifico inferiore e si fa la verifica della potenza termica al focolare. Questo non è obbligatorio, come vedete non c'è l'asterisco rosso, però sarebbe bene farla. Si va a vedere al contatore, c'è la norma 1.10.39 che dice come farla. Diciamo che qua era 2,18 per 10 farà 21, 21, 21 perché 9,60. Temperatura fumi, va bene, diciamo che era quella, temperatura dell'aria comburente, l'ossigeno era questo, il CO era questo, Bacharach si fa solo per combustibili liquidi, in questo caso è a gas, CO nei fumi secchi era 91 e 133 nel CO corretto. Il rendimento di combustione deve essere quello dello strumento più va sommati i 2 punti percentuali. Quindi lo strumento mi dava 92 e 1 più 2 fa 94 e 1. Questo è quello minimo di legge che se lo calcola automaticamente Kurmit, quindi non c'è da calcolare nulla. Ovviamente il rendimento di combustione che ha trovato lo strumento, aggiunto di 2 punti percentuali, deve essere maggiore di questo. Se è maggiore di questo, io qua scrivo sì. Il rendimento è maggiore del rendimento minimo? Sì. Poi l'altra cosa che devo verificare è il CO fumi secchi e senza aria è minore di 1000 ppm. Il CO sarebbe dei fumi secchi senza aria sarebbe il CO corretto, che è 133, è minore di 1000, quindi gli dico sì. Rispetto all'indice di Bacharach, abbiamo detto che Bacharach è solo per combustibili liquidi, qui non devo mettere nulla. Se è sì qui e sì qui, posso mettere anche sì nei risultati, secondo controllo norma 10389/1. Basta che uno di questi sia no perché io qua devo mettere no. Attenzione che se mi sbaglio mi dà errore. Se io qui ho detto sì e sì, qua gli dico no, è sbagliato e quando gli invia conferma inserimento mi dà errore. Quindi ovviamente ci deve essere coerenza perché se va bene il rendimento, se va bene il CO. Qui non c'è il calcolo del Bacharach e quindi l'impianto vuol dire che va bene e quindi qui devo mettere sì. Se invece uno di questi due era no o tutti e due no, dovevo mettere no. Ok, nella checklist non mi soffermo perché oramai in tutti gli RC c'è e quindi dovreste sapere che cos'è. Mi soffermo invece perché è un dato importante, sulle osservazioni, raccomandazioni, prescrizioni, perché in molti casi questi campi non vengono riempiti ed è un male, perché sono molto importanti. Dice il decreto con cui è stato approvato l'RCE, che in tutti gli RCE, che nel campo osservazioni bisogna mettere tutte le anomalie riscontrate dal manutentore che ha fatto la manutenzione o dall'installatore che fa la prima accensione, che non sono state riparate. Tutte quelle, no, scusate, tutte quelle riscontrate, ma che sono state riparate, sono state messe a posto, vanno tutte inserite. Nelle raccomandazioni invece vanno inserite tutte le cose riscontrate. Ora, se si tratta di prima installazione, ha poco senso, perché se è la prima installazione, bisogna che l'installatore le metta tutto a posto, ovviamente, non può lasciare una cosa che non va.
Ma se è il manutentore che arriva successivamente, nelle raccomandazioni ci scrive tutte le anomalie riscontrate che non ha messo a posto. Non ha messo a posto perché non ha potuto, perché magari non aveva gli strumenti necessari per poterlo fare, oppure perché non ha avuto il consenso dal responsabile impianto, perché magari, che so io, un esempio pratico, c'è un termosifone che perde acqua, perde pochissima acqua, però la perde. Ho detto al manutentore, guarda, purtroppo devo sostituire la valvolina del termosifone perché perde, cioè ha un costo, magari se c'è la valvola termostatica che perde ha un costo anche maggiore, e le cose due, o me la fai cambiare e va bene, se no io qua ci scrivo che è da cambiare, però tieni presente poi che siccome perde un po' d'acqua devi ogni tanto aggiungere acqua sulla caldaia, perché se no la caldaia si ferma. Ovviamente queste anomalie debbono essere anomalie che non recano pericolo immediato per le persone o per le cose. Quindi tutte quelle che non ho potuto riparare le devo mettere nelle raccomandazioni. Nelle prescrizioni invece devo mettere tutte le anomalie riscontrate che sono pericolose per l'ambiente, per le cose, per le persone e per le cose, e che non ho potuto mettere a posto, ovviamente. In questo caso, se ci sono prescrizioni, devo dire che l'impianto non può funzionare. Quindi qua sotto, dove c'è scritto l'impianto può funzionare, scrivo no. In tutti gli altri casi, dove ci sono osservazioni e raccomandazioni, scrivo sì. Ma se ci sono prescrizioni, devo scrivere no. Ora, siccome, come ho detto, poi questo RCE va rilasciato anche al responsabile impianto, lo deve firmare anche lui, cartaceo, io scrivendo così informo il responsabile impianto che c'è una situazione di pericolo per cui non può accendere, spengo la caldaia, spengo l'impianto, l'interruttore, e gli dico guarda, non lo può accendere perché c'è una situazione di pericolo. Prima lo metti a posto e poi puoi accenderlo. Finisce qui i miei compiti. Poi siccome l'RCE arriverà in questi casi particolari, poi siccome l'RCE arriverà all'autorità competente che vedrà che c'è delle prescrizioni e penserà lei a controllare che il responsabile dell'impianto sia intervenuto prima di accendere l'impianto stesso. Ok, detto questo, posso continuare a scrivere i dati obbligatori, segno identificativo pagato o no, in questo caso no perché non ho dovuto, perché è la prima accensione, abbiamo detto, data del controllo che potrebbe essere quella di oggi, 22 12 2 020, data di arrivo 0900, data di partenza 10.00, data ultima manutenzione effettuata, va scritta la data dell'ultima manutenzione, non quella prima di questa qui, che dovrebbe essere, se annualmente, deve essere il 22/12/2019. Poi qua devo scrivere, si raccomanda un intervento manutentivo entro il. Ovviamente questo dato deve essere coerente con la DFM. Ecco il motivo per cui avrei dovuto prima riempire la DFM. Però se io so che la DFM comunque la riempirò subito dopo, indico che va controllato l'impianto una volta all'anno, qui scrivo 22/12/2021. Dopodiché faccio conferma inserimento. Vedete che mi viene scritto manca la DFM, si può procedere comunque con l'RCE ma occorre inserirla successivamente.
E poi mi dice che sono presenti degli errori nella pagina. Andiamo a vedere che errore è presente. Ecco, la depressione del canale fumo, che vi ho detto che questo è un impianto alimentato a gas e quindi con attiraggio naturale, e quindi devo scrivere quanto è la depressione del canale fumo 5. L'altro errore è che non avevo scritto l'analizzatore utilizzato. Ovviamente devo scegliere tra tutti quelli che saranno presenti qui. Non ci sono altri errori e quindi confermo l'inserimento. Ecco, ogni tanto da questi errori strani. Ok. Quindi c'era un errore perché già esisteva una DFM con quel 22 che avevo fatta prima e quindi ho dovuto cambiare la data. Ok, se andiamo a vedere i moduli regionali, a questo punto, come vedete, c'è il mio RC inserito. Credo di aver finito, quindi lascio la parola a Dorotea Giuliodori. Dorotea, ci sei? Ci sono, stavo riattivando il microfono. Allora, io direi che siamo, insomma, siamo giunti alla conclusione di quello che dovevamo esporre, quindi adesso.